Ehi, eccoci qua. Oggi parliamo dell'errore di Darwin e di quelle che sono le problematiche legate al cercare un buon corso in palestra. E spieghiamo subito. Sicuramente ricorderai Darwin per il concetto della selezione naturale. Quando cerchi una palestra, devi capire bene qual è il focus del corso. Ci sono solo due possibilità, per cui insomma, non puoi sbagliare. Il focus può essere diretto a quello che tu puoi dare alla palestra, al corso, o a quello che il corso può dare a te. Spiego meglio. In una palestra che ha come obiettivo, o un maestro che ha come obiettivo quello di forgiare campioni, l'idea non è quella di allenare, anche di allenare, ma principalmente è quella di selezionare, cioè prendere quelle persone che già dimostrano di avere delle capacità fisiche e mentali che sono più adatte alla disciplina e più adatte a risultare vincenti nelle competizioni. Perché? Perché lo scopo è proprio quello, avere il maggior numero di campioni possibile. Gli altri vengono selezionati e fanno la fine del dodo. Se invece l'obiettivo è l'opposto e quindi il maestro, la classe, la palestra si pone come finalità ciò che può dare all'allievo, allora puoi star tranquillo che tu, a prescindere dalle tue qualità, otterrai delle risorse e otterrai dei benefici. Che cosa ne pensi? Ovviamente ho parlato in termini generali, ma fammi sapere qual è la tua opinione e soprattutto qual è la tua esperienza. Tante volte uno paga sperando di imparare qualcosa e l'unica cosa che ottiene è invece ottenere una buona e accurata selezione.